Beh, chiedo anch'io come faccio, che poi quando vado anche dai dottori così mi dice signora lei o dai professori di mia figlia, diceva ma lei è toscana? Dico no, io sono marchigiana, però il toscano un po' assomiglia, vero? Perché dicono babbo anche come... Però no, io sono proprio marchigiana puro sangue e io me ne vanto. Io mi sento ancora delle origini marchigiane e non mi dimenticherò mai, anche se sono venuta che avevo 29 anni e adesso ne ho 85, ne ho fatta. Però io mi sento marchigiana più che ferrarese, dico la verità. Nonostante questi anni? Tutti gli anni io ancora mi sento marchigiana. E poi anche. Ma sai poi, no, anche perché non ho preso il dialetto ferrarese, l'ho preso. Il paese di Cabernardi con la Montecatini iniziò a espandersi, no? Perché costruirono case per i lavoratori, vengono costruiti anche i bagni pubblici, perché le case, quelle poche case che c'erano non erano neanche il bagno. Invece con i bagni pubblici in qualche modo si rimediava a qualche situazione. Venne costruito il forno pubblico, la filodrammatica, nasceva l'orchestra, nascevano i gruppi teatrali, piantavano bar, osterie, c'erano due mercati settimanali, la banca, la farmacia, il dottore, la caserma di carabinieri, il cinema, si proiettavano i film in prima visione, prima di darli in Ancona li davano a Cabernardi, solo che quando arrivava la puzza dello zolfo, l'anidride solforosa, toccava scappare dal cinema perché diventava una camera a gas. Io ricordo da bambino ho visto dei film bellissimi, ho visto San Francisco, ho visto Fanfan la Tulipe. Mio nonno aveva una, oltre che lavorare in miniera, aveva anche una gelateria e lì faceva la pubblicità con le locandine ai film che venivano proiettati al cinema di Cabernardi e noi potevamo andare al cinema a gratis, allora io ci andavo spesso. Poi a Cabernardi c'era l'illuminazione pubblica, i trasporti, la corriera, cioè era un luogo dove c'erano molti servizi, dove la gioventù si divertiva anche. E io la bicicletta non l'avevo mai usata, perché la bicicletta da noi la devi anche portare, perché lei ti porta poco. Allora mio marito, eravamo appena sposati, ancora noi il cervello ce l'avevamo poco, tutti e due eravamo giovani, sta a sentire. C'aveva la bicicletta senza freni, una discesa così, c'era un paesino un po' di case lontano, lui mi ha messo sulla canna della bicicletta e poi giù senza freni, senza niente, io come matta andaci. E questo io cavo da lontano, matto, mettila giù, matto! C'era il benessere, io quel poco che mi posso ricordare perché ero una bambina, però io vedevo le sorelle mie più grandi, che lì c'erano le belle feste da ballo, per carnevale, per tutto, c'era il cinema a Cabernardi e non era alla portata di tutti allora avere un paesino piccolo così e avere già certi servizi, certe cose, perché c'era i soldini. Era una vita, diciamo, di tutto rispetto. Chi ci ha vissuto ne ricorda sempre ben volentieri il ricordo e il livello di agiatezza, sia nei periodi di pace che anche nei periodi di guerra. E tra la fine degli anni dell'Ottocento e fino alla metà degli anni Novecento, 1950-59, c'è stata la miniera di Cabernardi che ha dato lavoro a molti cabernardesi e non solo, anche ai paesi esterni. Io sono andato in miniera nel 46, 15 anni, neanche. Quando sono entrato in miniera mi hanno dato una pala così e un piccone, perché la miniera era stata devastata dai tedeschi, e lì c'è da fare, io dovevo riuscire a cazzare. E poi ti portavi un panino, mia mamma mi dava mezza fila di pane, dovevo mangiare alle 11. Io sono figlia di minatori, mi ricordo solo una volta che era abituato, come tutti, a portarsi il panino. No. Allora parte, c'era un vento pazzesco quel giorno. Mia mamma si accorge che era rimasto il panino sul tavolo. Corri, va dietro a tuo padre. Corro, guardi, vado dietro, ma avevo avuto 8 anni, ma ero piccola. Beh, sono andata dietro a mio padre fino tutto il paese, fino su da Cacciani. Babbo, e non mi sentiva, e lui fumava la pipa, il sigaro. Babbo, babbo.
si vede che un attimo si è voltato e mi ha detto: ma te che fai qui? Io non c'avevo più il fiato, io ho dato solo il pane. Io sono figlio di minatori, praticamente. Mio nonno e mio padre erano minatori, mio padre tra l'altro è morto in miniera e io avevo appena 3 anni. Ero bambina e quando, questo ricordo che mi fa sempre male, quando suonava la sirena per l'uscita e l'entrata degli operai, alle 6 del mattino, le 2 del pomeriggio e le 10 della sera, c'era il cambio turno. Però se sta sirena suonava fuori orario, voleva dire che era successa qualche disgrazia. Allora tutti correvano a vedere, per capire quello che era successo. Purtroppo ci sono stati dei morti, ma io ero piccola, però queste cose qui ti rimangono. Adesso capisci. Il turno era 7 giorni, 7 giorni, 7 giorni. Quanto hanno messo 2 giorni di riposo dopo 45 giorni? Era 4 giorni da 8 ore e 3 da 12 ore i turni, E quando c'erano momenti di crisi, ecco che i minatori espatriavano, andavano in Belgio o all'inizio del secolo, come mio nonno e tanti altri, sono andati in America, andavano col treno alle Havre, si imbarcavano alle Havre e andavano in America a lavorare nelle miniere e poi tornavano, e molti sono tornati proprio per fare la guerra, per andare in trincea, e poi finita la guerra sono ritornati in miniera. Quindi una vita, poveracci, fa venire i brividi di quello che ha sofferto questa generazione di lavoratori e di italiani. Poi quando è arrivata la pace nel 45-46 sono ritornati i reduci di guerra, ha ripreso l'attività mineraria della Montecatini, gli anni di massima produzione, e la Montecatini decise di dismettere la miniera perché non gli conveniva più estrarre lo zolfo in quella maniera. In America il metodo Fresh, cosiddetto metodo Fresh, che era un ingegnere minerario tedesco, prevedeva dei tubi concentrici dove all'interno veniva buttata dell'aria calda o del liquido caldo, lo zolfo diventava da solido a liquido con una temperatura non eccessivamente alta, saliva nella parte esterna di questo tubo e veniva estratto così. C'era bisogno di poca manodopera. Il prezzo dello zolfo della Montecatini non era più concorrenziale per l'attività che veniva fatta per lo sfruttamento dello zolfo a livello farmaceutico, a livello industriale. Per cui decise di chiudere la Montecatini e non cercò nemmeno di fare altre ricerche. Ci fu una grande protesta, sollevazione, fino ad arrivare all'occupazione della miniera il 28 maggio del 1952. Il turno di notte, quando vide passare un vagone sul quale c'era scritto Coppi maglia gialla, era la parola d'ordine di occupare la miniera. E in 250 o più occuparono questa miniera in una lotta primordiale, cioè frontale, contro un padronato duro e non disposto a contropartite. D'altronde lì la classe operaia era una classe operaia giovane, tenace, che pochi anni prima aveva combattuto la guerra di liberazione. Non è che ci ha messo tanto a decidere di fare questa scelta dura. La miniera, prima, da quanto hanno detto che non c'era più lo zolfo, che gli operai, la prima cosa che hanno fatto, l'hanno occupata. Mio padre ha 80 anni, 50 ne ha passati in miniera, 30 ce ne ho passati io e mio figlio ce ne ha passati 3. Ce ne intendiamo dello zolfo e non possiamo credere che in queste zone non ci sia più nulla. Per questo nel 52, quando hanno cominciato a parlare di chiusura, abbiamo occupato la miniera. Che cosa vi proponevate di fare con questa azione? Volevamo perlomeno che avessero fatto delle nuove ricerche in queste zone. C'era anche mio figlio quando abbiamo occupato la miniera. Era appena un
appena un ragazzo. Ora lavoro in Francia, nella miniera di carbone. Ricordo come fosse ora. 40 giorni siamo restati sotto. 40 giorni a più di 500 metri sottoterra, in mezzo all'acqua, allo zolfo, senza mai respirare un po' d'aria pura. Fuori per le strade c'era sempre qualcuno di guardia. Si davano i turni con la paura che succedesse qualche disgrazia là sotto. E a mandarci da mangiare pensava la popolazione. Tutta la popolazione. È tutta una, è stata lunga lì, dolorosa, perché dai, quelli che sono stati licenziati hanno lavorato, però sai, i padroni come fanno? Dopo 40 giorni questi lavoratori uscirono dai pozzi con una mezza promessa di lavoro e di continuazione, eccetera, eccetera. E insomma, convinti di queste cose qui, uscirono dai pozzi. Chi occupò la miniera venne licenziato immediatamente in tronco e gli altri vennero tutti trasferiti, perché la minaccia era di licenziare 900 lavoratori. Parecchi operai sono stati licenziati secondo l'azienda, che non dovevano farlo, e parecchi sono stati trasferiti, chi a Ferrara, chi in Toscana, chi in Sicilia, ai vari punti. E noi quando siamo qua, i trasferiti primi eravamo 92, e poi licenziati sono andati chi in Belgio, chi a Roma, in giro per trovare lavoro. I miei zii, fratelli di mio padre, hanno lavorato in miniera anche loro. Loro alla chiusura sono stati, allora il più grande, che si chiamava Primo, ha deciso di licenziarsi e andò a Roma, mentre invece l'altro fratello, che si chiamava Elio, venne mandato in Sicilia, dove c'erano delle miniere, altre miniere, e lavorò per diverso tempo là in Sicilia. Venne promesso che gli avrebbero costruito un villaggio, e questo è il villaggio della Montecatini. Quindi mio padre arrivò nell'ottobre del 52, io avevo 6 anni, andammo a abitare a Ferrara, feci la seconda elementare a Ferrara, venivamo qua nell'inverno del 53 a vedere sorgere queste case. C'erano centinaia e centinaia di muratori che costruivano e costruirono questo villaggio per noi. Non erano neanche finite dentro, perché l'abbiamo terminata noi, perché qui la gente che è venuta a abitare qui si è, al sabato, alla domenica, con tanto di carriola, di pala, di vanga, ha sistemato, abbozzava le strade, sistemava le siepi. Tanto ti trasferiscono, dipende, che io qua ho fatto subito l'amicizia, perché tanto poi siamo stati, hanno fatto le case qui, siamo rimasti come eravamo laggiù, perché siamo stati sempre fra noi. Però si sta bene anche a Ponte la Coscura, Ferrara non è che si sta male. Io non mi sono trovato male, ma anche gli altri, i ferraresi, brava gente. Io l'impatto con Ferrara mi sono trovata sempre bene, perché ho trovato sempre persone disponibili, gentili. C'eravamo solo noi, Ponte alla Coscura non esisteva, era stato distrutto completamente dalla guerra, al 90%. Ponte Vecchio non c'era più, era un po' qualche casa ricostruita. Ponte Nuovo non esisteva, c'era solamente l'opera Pia Berghini-Rossetti. C'eravamo solo noi. È chiaro che questa comunità è sempre stata molto coesa, ha impiantato le proprie tradizioni, e per sentirsi un po' a casa, no? Questo qui dava anche una impronta di identità maggiore, si sentiva più sicuri, c'era il desiderio di ritornare spesso nelle Marche per rivedere i parenti, ma anche per rigustare il piacere della loro giovinezza, essenzialmente, sto parlando dei miei genitori, e quindi una volta l'anno si faceva le vacanze là. Ma mio padre diceva, dall'Albania sono tornato, ma da Ferrara non si torna più. E difatti è stato così.